Oh,
tua vita per noi. Grazie, Signore, perché ci hai amati e ci ami tanto. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Stendiamo tutte le mani verso Gesù. Gloria a te, oh Signore. Sei tu che stai passando, Signore, nella nostra vita. Stai passando nelle nostre famiglie. Stai passando, Signore. Ci stai guardando. Ci stai toccando. È Gesù che passa. Signore Gesù, tu hai detto che ci hai dato il potere di camminare sopra i serpenti e sopra gli scorpioni. Tu che già comandasti ai figli di Israele di ungere con il sangue gli stipiti delle loro porte,
affinché l'angelo della distruzione, della morte, non entrasse nelle loro case. Tu che hai veduto, esultando nello spirito, Signore, tu che hai veduto Satana cadere come la folgore dal cielo, tu che con la tua morte, con la tua gloriosa risurrezione, hai spezzato ogni catena di Satana, hai distrutto ogni potere di Satana, hai strappato il documento di condanna dell'accusatore. Signore Gesù, noi ti chiediamo di rendere attuale in questo momento questa tua vittoria su Satana. Noi chiediamo al tuo sangue di scendere come pioggia su questa assemblea e su tutti coloro che anche ci guardano da casa o che sono nel cuore di coloro che pregano in questo luogo o su tutti coloro che la tua provvidenza semplicemente in modo misterioso e potente raggiunge in questo momento. Scenda il tuo sangue, risalga questo sangue attraverso le generazioni, perché tutti i peccati, tutti i legami che si sono originati dai nostri antenati possano essere spezzati, annullati, scatenati, resi come se mai fossero stati. Il tuo sangue raggiunga quelle persone che hanno fatto del male con maledizioni, con fatture, con sortilegi di ogni genere. Il tuo sangue raggiunga tutti noi e tutti i bisognosi, perché ogni legame che il peccato ha creato nella nostra vita con Satana, eventuale o reale, possa essere spezzato. O Signore Gesù, che la tua libertà, come acqua cristallina, come acqua limpida, possa scorrere dal tuo cuore trafitto ai nostri cuori, il tuo cuore che emanò sangue e acqua, Signore Gesù. Possa essere la sorgente di vita nuova attraverso cui il nostro battesimo rivivisca. Noi rinunciamo in questo momento liberamente, volentieri, a Satana e a tutte le sue opere, a Satana e a tutte le sue seduzioni, a Satana e a tutte le sue magie, a Satana e a tutte le sue maledizioni, a Satana e a tutte le sue fatture, a Satana e a tutte le sue catene e i suoi legami, per essere liberi come te, Signore Gesù, figli nel Figlio, poiché noi crediamo in te, Signore Gesù. Crediamo nel tuo Padre Creatore. Crediamo in te che sei Salvatore, Redentore, Liberatore di tutta l'umanità. Crediamo nel tuo Spirito Paraclito che consola e assiste ciascuno di noi, assiste la tua Chiesa. Assiste la tua Chiesa, la ricolma di doni, di carismi, di ministeri, la fa sempre bella e adatta ai tempi nuovi.
Noi crediamo nel tuo Spirito, Signore, che santifica i sacerdoti e protegge e benedice il Papa. Noi crediamo, Signore, nel tuo Spirito che dà la vita e dona pace all'universo intero. Noi crediamo nel tuo Spirito che in noi grida con affetto filiale Abba Padre. Noi crediamo nel tuo Spirito che è libertà. Noi crediamo nel tuo Spirito che è forza. Noi crediamo nel tuo Spirito che è luce. Noi crediamo nel tuo Spirito che è liberazione. O Signore Gesù, dona ancora il tuo Spirito e porta a compimento in noi l'opera che hai iniziato. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Dio del cielo, Dio della terra, Dio degli angeli, Dio degli arcangeli, Dio dei patriarchi, Dio dei profeti, Dio degli apostoli, Dio dei martiri, Dio dei confessori e delle vergini, Dio di tutti i santi e di tutte le sante, Dio della beata e sempre vergine Maria, Dio che ha il potere di dar la vita dopo la morte e il riposo dopo la fatica, poiché non vi altro Dio né vi può essere se non tu, creatore eterno di tutte le cose, visibili e invisibili. Umilmente noi supplichiamo la maestà della tua gloria a voler liberare noi figli tuoi, noi servi tuoi, noi tuoi amici, da ogni laccio, intralcio, infestazione, macchinazione, disturbo, impedimento, inganno, fattura, ogni sortileggio, ogni maledizione che viene dallo spirito del male, a mantenercene sempre incolumi, Signore, e a colmarci della tua santa benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rache, rache no Hashem Elohenu, rache al Israel amecho rache. Al Yerushalayim mirecho rachem, rachem, rachem. Al Zion mishkan kevodecha, al Malkut Beit David meshichecha. Al Habayit HaGadol VeHaKadosh, Rachem, Rachem, Rachem. Misericordia, misericordia, oh Dio, misericordia su questo popolo santo, misericordia. Sulla tua chiesa, città santa, misericordia, misericordia. Su Sion, dimora della tua gloria. Sul discendente di Davide, Messia della tua vittoria, sul tuo Tempio santo e maestoso, misericordia, misericordia, misericordia. Rachem, Rachem, Hashem Elohenu,
Rachem, al Israel Airecho Rachem, al Yerushalayim Airecho Rachem, 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 al Zion Mishkan Kevodecha, al Malkut Beit David Meshichecha, al Abayit Hagadol Ve'akadosh, Rachem, Rachem, se avrete fede non dubiterete, dice il Signore, tutto quello che chiederete nella preghiera vi sarà dato. Jesus.
Gesù il Signore. Molte persone non sono venute a questa giornata di preghiera perché la persona famosa non era arrivata. E allora dice, che ci vado a fare? Ma guardate, famoso è uno solo. Gesù! Amen! Gesù! E con Gesù tutto va bene! E noi lo vogliamo ringraziare perché lui ha provveduto affinché noi potessimo gioire assieme con lui. Ci ha mandato Don Antonio, siete restati contenti? Amen! Grazie Signore Gesù, grazie! Noi ci aspettiamo di ricevere Gesù da una persona, ma Gesù può usare qualsiasi persona per arrivare a noi, per portarci gioia, pace e liberazione. Grazie Signore Gesù. Gesù, grazie perché ci hai mandato Don Antonio. Grazie Signore Gesù. Grazie perché ci hai mandato Matteo Calisi, che ci ha parlato dell'unità, di quell'unità che tu vuoi che ci sia in mezzo a noi. Gesù, grazie per tutti questi fratelli che sono qui. Grazie per la vostra presenza. Che Gesù continua a benedire ognuno di voi. Normalmente si sta avvicinando Pasqua. Tanti, tanti auguri di una felice e santa Pasqua. Che Gesù in questi giorni possa effondere la sua pace e la sua gioia su ognuno di voi e sui vostri cari. Auguri di profondo del vostro cuore. Possiamo dire auguri anche al coro. Grazie, tanti auguri, tanti auguri. Vedete, molti si sono scoraggiati, ma il nostro coro non si è scoraggiato. Ha cantato gioioso la gloria del Signore, ma soprattutto grazie a voi, perché Gesù usa le persone, ma non dipende dalle persone. Gesù è libero e benedice, dona salute, dona felicità a chiunque si rivolge a Lui. Noi siamo andati a Lui, la sua mamma ci ha accolto. Ma sapete, pensate voi che noi l'abbiamo dimenticata, ma sappiate, sulla terra i figli si separano dai genitori, ma nel cielo no. Dove il figlio è la mamma, dove la mamma è il figlio. Se Gesù è stato con noi, Maria è stata con noi e ci ha coperto con il suo manto materno. E noi ce ne andiamo con la benedizione di Maria e con il suo bacio d'amore materno. Amen. Buon viaggio a tutti quanti. Arrivederci al prossimo ritiro, che sarà il mese prossimo. Non lo so.